Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, oggi facciamo un video confronto tra il Samsung Galaxy A52, uno dei device più chiacchierati del momento, e il suo predecessore Samsung Galaxy A51, che eccolo qua, è il telefono che ho regalato l'anno scorso a mia mamma per Natale, non mi ricordo che cosa. Prima di cominciare, come sempre, vi lasciamo un bel like al video, iscrivervi al canale e guardare la recensione che trovate sul canale del Samsung Galaxy A52 e anche di tutti gli altri telefoni che ho fatto ultimamente, Oppo e tutti gli altri, insomma. Come ho già detto nella recensione, questo A52 sarà uno dei migliori telefoni sicuramente top di medio di gamma o il migliore quando sarà sotto i 270€. Al momento è un ottimo telefono, ma direi che è in linea. Il prezzo è anche forse leggermente alto per le specifiche, però è un telefono decisamente completo e affidabile, senza alcun tipo di, diciamo, difetto particolare, ma neanche nessun pregio particolare. È equilibrato, funziona bene, sicuramente, ripeto, il prezzo di lancio ci può stare, ma il meglio sarà, arriverà quando sarà sotto i 300€. Nel confronto ci voglio buttare anche la 71, anche se non ce l'ho qui, però insomma l'avevo già provato tempo fa e voglio comunque fare due chiacchiere fra questi tre device, perché in tanti mi avete chiesto cosa conviene fare, passare dal 71 a questo, dal 51 a questo, eccetera eccetera. Vi dico già che sto provando il Galaxy A72, farò la recensione il giorno dopo rispetto a questo video e non sarà una super recensione, vi anticipo, e in più sto provando altri tre dispositivi in questo periodo, quindi diciamo che arriveranno tanti video e anche tanti confronti. Per di più ditemi se vi interessano questi confronti vocali, perché onestamente sì, bello mostrarvi i telefoni da vicino che con cui faccio le stesse cose, però vi posso assicurare che uno, non avete nessun valore aggiunto rispetto a me che parlo, se non vedere i due telefoni, ma comunque ve li faccio vedere anche adesso, e due, è meglio fidarsi secondo me di quello che dico sull'utilizzo quotidiano, perché alla fine comunque dovete sempre fidarvi del recensore, perché alla fine in un video di 10 minuti non è, potete capire ovviamente dal video come funzionano i device. Per prima cosa voglio farvi vedere come l'A51 sia ergonomicamente migliore rispetto all'A52, perché era un po' che non lo prendevo mano senza cover, però appena l'ho preso senza cover l'A51 mi è subito sembrato più ergonomico, perché ha i bordi posteriori stondati mentre questi sono un po' più squadrati. Quindi prima cosa, A51 più ergonomico, peso sembrano molto simili, forse addirittura leggermente più leggero l'A51, e soprattutto una cosa che non mi aspettavo, hanno un display la stessa diagonale di display, però le dimensioni dell'A51 sono più piccole, sia in altezza di almeno 1,5 mm e anche in larghezza. Questo perché? Perché l'A51 ha le cornici più sottili, questo qua a destra, vi facciamo vedere, ha le cornici leggermente più sottili, quindi risulta sia sopra che sotto anche, risulta leggermente più bello anche esteticamente, per quello che mi riguarda. Quindi si potrebbe dire che da questo punto di vista c'è stato un piccolo passo indietro, mentre sul retro sì, preferisco l'A52. L'A51 è un po' anonimo, mi piaceva l'effetto lucido così, anche se trattiene un sacco di ditate, però la fotocamera è meglio l'A52 esteticamente, anche se poi alla fine ci mettiamo sopra la cover, quindi chi se ne frega di tutti questi discorsi. Tant'è che anch'io con il mio S21 l'ho ridotto un normalissimo telefono con una cover nera, quindi vabbè. Bando alle ciance, andiamo a leggere subito le specifiche. E allora, ve leggo al volo da qua, dalla 50. Praticamente la 52 va da memoria, abbiamo un processore Snapdragon 720G, mentre sulla 51 c'era un processore Exynos proprietario meno prestante, tant'è che per dirvi su Antutu parla di 170.000 contro i 270.000 di questo, quindi sicuramente c'è la differenza a livello di prestazioni, però su entrambi abbiamo 6 GB e 128 GB di memoria e batteria da 4500 mAh sull'A52 e da 4000 sull'A51, quindi sicuramente il processore consuma un po' di più e la batteria è più piccola, quindi sicuramente il primo upgrade lo abbiamo come autonomia. Il display è rimasto identico, perché comunque abbiamo un Full HD Plus Super AMOLED di cui abbiamo il refresh rate a 90Hz, quindi un po' più fluido nell'utilizzo quotidiano. Io sono un, scusatemi se ho conto corrente, ma posso dirvi che nonostante sia un fanatico di pixel, non pixel, display e abbia anche un 10 decimi, tutta questa esaltazione per i 120Hz ancora non ce l'ho. Qua abbiamo anche 90Hz, quindi
Vabbè, non vedo sta grandissima differenza, vi dico la verità. Vi confermo che pesa 10 grammi di meno la 51 e per il resto, insomma, abbiamo una ricarica più veloce sulla 52, abbiamo sulla 52 rispetto alla 51 abbiamo le casse stereo, quindi sicuramente audio più avvolgente, come volume in realtà sono molto simili come potenza del volume, anche come qualità dell'auricolare, diciamo, della capsula. E del GPS, ricezione, mi sono sembrati assolutamente alla pari. Tra l'altro questo qua l'ho chiesto a mia mamma per tutto oggi per provarlo prima di fare il confronto e vedere come si comportava dopo vari aggiornamenti, dopo un anno di utilizzo. E cos'altro dire? Niente, questo qua una cosa che mi piace molto, devo dire che è impermeabile, quindi insomma una cosa che per tanti può essere una manata, ma io mi sento più tranquillo avendo un telefono che comunque se mi cade in una pozzanghera, in acqua, eccetera, sto tranquillo che non va buttato via, mentre con questi un po' meno. Parlando dell'A71 invece, quindi qui abbiamo, vi ho detto più o meno il processore, ok, un Exynos, quindi ripeto, scala un po' di più, prestazioni un po' più basse, batteria meno capiente, quindi avete già capito la situazione. L'A71 intanto ha una batteria mi sembra da 4500 come sull'A52. Però ha un processore Snapdragon, anche quello 730, quindi addirittura leggermente superiore, se non diciamo paragonabile o superiore, all'A52. Per il resto 6 GB, 128 e fotocamere 64 megapixel e quant'altro. Non vi ho detto delle fotocamere dell'A51, ma per non dire cavolate, non vado a memoria, vi dico che ha delle fotocamere da ben 48 megapixel, 12 megapixel e 5 megapixel. Macro, wide, ultra wide, anche qui abbiamo macro, wide, ultra wide, però la principale è da 64 megapixel. Come dico sempre, megapixel sono uno specchietto per l'allodole, però devo dire che qui abbiamo anche lo stabilizzatore ottico, infatti i video vengono girati meglio e posso anche dirvi che non tanto per i megapixel, ma le foto sembrano un po' superiori rispetto alla 51 e si avvicinano abbastanza alla fascia alta di Samsung come il mio S21. Però ho fatto delle foto anche con questo di prova e devo dire che in realtà la qualità è molto buona anche sulla 51. A71 è un telefono che nel complesso secondo me ha delle cose in meno della 52, come l'impermeabilità e altre piccole cose, magari l'audio è un po' inferiore, ok, però nel senso se lo avete assolutamente non conviene passare a questo telefono, potrebbe essere per alcuni versi anche un downgrade. Quindi A71 è solo una risposta alle domande che mi state facendo in tantissimi, tenetevelo ancora un anno tranquillamente. A51 per quel che mi riguarda è ancora un ottimo telefono, assolutamente, ma anche l'A50 che ho regalato un anno e mezzo fa alla mia amorosa. Diciamo che sicuramente l'A52 lo va a completare, lo va diciamo, a mettere una pezza su tutti i piccoli difetti dell'A51, che comunque, ripeto, l'ho provato oggi, dopo un anno quasi di utilizzo di mia madre. E non ho ritrovato lag particolare, sì, qualche micro lag in più rispetto alla 52 che comunque ha una settimana di vita, quindi confronto impari. Però, ripeto, per l'utente medio vi assicuro che non conviene fare il salto. A meno che proprio non vi troviate male con la batteria, qui dura un po' di più, le prestazioni sono leggermente superiori, però, proprio detto fuori dai denti, non fate il salto. Se avete una 50 potete farlo. Come dicevo, a livello di dimensioni è tutto. Migliora addirittura la 51, quindi ricordate anche questo. E non c'è molto altro da dire. Ditemi se vi interessano altri confronti di questo tipo, perché comunque ne avrei tanti da fare, più che altro perché mi chiedete sempre le stesse solite domande, quindi mi va bene anche rispondere con un video a tutti. E dicevo, la 71 rispetto alla 51 aveva un senso di esistere. Era più prestante, c'erano tante piccole differenze. Mentre la 72, lo vedrò dire nella recensione rispetto a questo, ma non voglio spoilerare troppo, avete già intuito. Per questo confronto era tutto. Se avete domande più specifiche su questi due device, fatele nei commenti qua sotto. Io sinceramente ho tanti amici che hanno la 51, nessuno si lamenta dopo un anno. Ripeto, la 52 è ovviamente superiore in tutto. Però, comunque, considerando che la 51 costa 249 al momento e la 52 costa 3 e diciamo 3,50 su qualche sito, 100 euro di differenza. Il rapporto qualità-prezzo al momento è uguale, se non addirittura leggermente a favore della 51. Quando questo scenderà sotto i 300 o a 300 netti, allora sicuramente fra i due andate tranquilli sulla 52. Però per 249 rimane un ottimo telefono anche la 51. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Lorenzo Brunet, ciao!